da Luci! Oggi insieme realizzeremo questo bellissimo scialle. Non ci sta naturalmente tutto nell'inquadratura, però volevo farvi vedere lo spettacolo di colori e soprattutto la fantasia che si ottiene con questo bellissimo scialle. Adesso vi darò tutte le misure, naturalmente il filato da me utilizzato. Insomma, tutte le info che vi serviranno per realizzarlo uguale. Mentre in descrizione vi lascerò le info per realizzarlo con il filato utilizzato da Costi, perché se avrete visto le foto della presentazione, quello in blu è realizzato da Costanza, fatto con un altro filato, e quindi vi lascerò naturalmente misure, quantità, insomma tutte le caratteristiche anche di quello realizzato da Costanza. Io ora vi do le specifiche del mio. Allora, il mio scialle mediterranea è stato realizzato con due soli gomitoli di Katia Mediterranea, quindi gli ho dato lo stesso nome ed è un 100% cotone. Vi dico subito che il colore che ho usato io è il 302 ed ogni 100 grammi sono pari a 230 metri. Quindi ne ho utilizzati solo due per ottenere uno scialle con le seguenti misure. Il lato lungo misura 160 centimetri, mentre la punta misura 63 centimetri. Se lo volete più grande, vi consiglio tre gomitoli e vi verrà una cosa veramente grandissima. Io di solito gli scialli li misuro in base all'apertura alare e io da punta a punta, se apro le braccia, mi vanno a coprire tutta la lunghezza, quindi per me quella è la misura giusta, ma voi potreste anche volerlo più grande. Naturalmente il filato lo trovate da Merceria Italia Artisan, dove troverete tantissimi filati, tra cui anche alcuni di Katia Filati, proprio nuovissimi arrivi nello shop di Merceria Italia Artisan. Adesso sigla e insieme iniziamo la realizzazione dello scialle. Partiamo con realizzare 5 catenelle. Allora, faccio il cappietto in questo modo e vado a realizzare le mie 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella realizzata e vado a fare una maglia alta. Quindi esco da 2 e ho fatto un anellino. Ora mi alzo con 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, ovviamente volto il lavoro e vado a fare altre 6 maglie alte all'interno dell'occhiello per un totale di 7. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo ottenuto il nostro primo ventaglietto. Partiamo con il terzo giro, scusate, perché il primo ovviamente è quello, l'occhiello iniziale, il secondo giro sono le 7 maglie alte. Partiamo col terzo giro. Il terzo giro inizia con 6 catenelle. 1, 2, 3, 4,
5, 6 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro ed andiamo a realizzare 5 maglie basse sulle 5 maglie basse centrali del ventaglio sottostante. Quindi saltiamo la prima, andiamo sulla seconda maglia del ventaglio e facciamo una maglia bassa, poi una seconda su quella successiva e via così fino ad arrivare a 5. 3, 4 e 5. Se i conti tornano, dovrebbe avanzarvi una maglia. Avanzandovi una maglia, noi andiamo a fare 3 catenelle e su quella stessa, che in realtà era costituita da 3 catenelle, quindi andiamo sulla terza delle 3 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo a realizzare una maglia alta. Realizzando così, ecco qua il nostro terzo giro. Partiamo con il quarto, veramente molto veloce questo scialle. Partiamo col quarto sempre con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Voltiamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto. Alla base delle 5 catenelle puntiamo l'uncinetto ed andiamo a fare una maglia alta. In pratica abbiamo appena creato un punto V, diciamo, ecco, un punto V. 3 catenelle ed ora andiamo a lavorare sulle 3 maglie alte centrali delle 5 sottostanti. Quindi saltiamo la prima, andiamo sulla seconda. 1, 2 e 3. Fatto questo, realizziamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 3 catenelle, quindi andiamo a lavorare su quella che sarebbe la prima maglia alta del giro precedente ed andiamo a realizzare una maglia alta, 3 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. Facendo così abbiamo praticamente realizzato due punti V, vedete, un punto V da questa parte e un punto V da questa parte. Quindi sembra tutto molto confuso all'inizio, ma vi assicuro che poi prenderà veramente velocità e forma il vostro scialle. Anche perché noi poi dovremo ripetere sempre dal giro 7 al giro 12, quindi questo è proprio la partenza e poi ce la dobbiamo scordare. Quindi andiamo con il giro successivo. Il giro successivo ripete quello che sarà il secondo giro, quindi 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro, all'interno del punto V andiamo a fare altre 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie alte. Abbiamo ricreato il ventaglio. 4 catenelle e una maglia bassa sulla maglia centrale. Faccio la mia maglia bassa, altre 4 catenelle, entro nel prossimo punto V e vado a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo è quello che avremo. Vi sembrerà tutto storto, vi sembrerà un po' strano,
All'inizio questo scialle parte in maniera molto confusa, ma con l'andare del lavoro vi assicuro che sarà sempre più semplice. Quindi andate tranquille, sarà sempre più semplice. Ora andiamo a fare quello che sarà, tra virgolette, l'ultimo giro di ripetizione, perché poi i giri saranno sempre gli stessi. Infatti andiamo a lavorare il giro 6, dopodiché dal 7 al 12 sarà sempre lo stesso ripetersi e lo stesso susseguirsi di punti. Quindi partiamo con il giro 6, che inizia così: 5 catenelle, 5 catenelle, voltiamo il lavoro, quindi saltiamo la maglia iniziale, quindi alla base delle 5 catenelle, e andiamo a fare 5 maglie basse sulle centrali del ventaglio da 7 sottostante. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Bene, attente perché c'è una variante e questo è proprio l'ultimo giro, dopodiché saranno tutti così. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, due volte il filo sull'uncinetto, 1 e 2, quindi facciamo una doppia maglia alta, e sulla maglia bassa centrale sottostante andiamo a fare la nostra doppia maglia alta. Ecco qui, 3 catenelle e ripetiamo a specchio quello che abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi saltiamo la prima maglia, andiamo sulla seconda e da lì in poi facciamo le 5 maglie basse sul ventaglio sottostante da 7 maglie alte. 4 e 5, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, sull'ultima maglia andiamo a fare una maglia alta. Questa è la sequenza che avremo per tutto il nostro scialle. Quindi adesso facciamo di nuovo la sequenza tutta insieme per proseguire. Dopodiché vi assicuro che potrete andare avanti da sole, perché è veramente semplicissimo ed è sempre lo stesso lavoro che si ripete. Partiamo con 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, che sono una maglia alta più 3 catenelle di separazione. Voltiamo il lavoro, filo sull'uncinetto, alla base delle 6 catenelle andiamo a fare una maglia alta in questo modo, senza nessuna catenella di separazione. Andiamo a lavorare le 3 maglie alte centrali delle 5 sottostanti, quindi salto la prima, vado sulla seconda, una maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, quindi ne avanzerà una. Ok, benissimo. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, una sola volta mi raccomando. Qui abbiamo la doppia maglia alta, noi ci inseriamo sulla doppia maglia alta, facciamo una maglia alta, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, sempre sulla stessa maglia alta andiamo a fare una maglia alta. Quindi abbiamo creato un punto via all'inizio, le 3 maglie basse, le catenelle di separazione, un punto V centrale. Ora andiamo a fare le 3 catenelle di separazione e ripetiamo, quindi saltiamo la prima maglia bassa, lavoriamo le 3 centrali delle 5 sottostanti, 3, senza nessuna catenella di separazione, mi raccomando, in questo giro non ci sono catenelle di separazione tra punto V iniziale e finale, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, quindi vado sulla terza catenella e faccio il mio punto V, maglia alta, 3 catenelle,
filo sull'uncinetto nello stesso punto, maglia alta. Ecco qui cosa avremo al termine di questo giro. Abbiamo ricreato in pratica, vedete, questo, quello che avevamo all'inizio, perché adesso ricominciamo con i ventagli. Ripeto, non vi scoraggiate se lo vedete un po' strano all'inizio, ci vorrà un po'. Questo scialle è molto bello, molto semplice da lavorare, ma all'inizio risulta un po' confuso. Non vi perdete d'animo perché è veramente molto semplice. Partiamo con il prossimo giro, che è l'ottavo giro. Quindi 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Voltiamo il lavoro e all'interno del primo punto V andiamo a fare le restanti 6 maglie alte per un totale di 7. Fatte le 7 maglie alte, non facciamo altro che fare 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e una singola maglia alta al centro delle 3, maglia bassa, scusate, al centro delle 3 sottostanti. Di nuovo 4 catenelle. C'è un altro punto V nel quale vado a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scusate, mi è scivolato, ecco. 7, abbiamo fatto un altro ventaglio, 4 catenelle, di nuovo maglia bassa al centro, vedete? Qui c'è il ventaglio, 5 maglie alte, maglie basse che sono diventate 3 e adesso al centro ne faccio solo una, 4 catenelle e vado a fare il nostro ultimo ventaglio da 7 maglie alte nell'ultimo punto V. 1, 2 e 7. Come potete vedere, sembra che si accartocci, poi con il bloccaggio vi assicuro che va tutto a buon fine. Ecco qui, in pratica adesso noi andiamo a ripetere un giro già fatto, quindi noi siamo all'ottavo giro, il nono giro è esattamente identico al sesto, se non erro, sì, è identico al sesto, quindi andiamo sempre a ripetere gli stessi giri e partiamo in questo modo. 6 catenelle, quindi una maglia alta e 3 di separazione, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, voltiamo il lavoro ed andiamo a fare, a lavorare 5 maglie alte sulle 5 maglie basse sulle 7 maglie alte sottostanti, quindi saltiamo la prima, nella seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa e sesta maglia bassa, vediamo se ne ho fatte giuste, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto, ecco qua, 3 catenelle di separazione, attenzione, 2 volte il filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa singola al centro andiamo a fare una maglia altissima, quindi una doppia maglia alta. Nuovamente 3 catenelle, nuovamente saltiamo la prima maglia del ventaglio e dalla seconda in poi andiamo a farne 5 maglie basse, 2, 3, 4,
4, 5, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 2 volte il filo sull'uncinetto e proprio sulla maglia bassa sottostante andiamo a fare una doppia maglia alta o maglia altissima. Di nuovo 3 catenelle, di nuovo saltiamo la prima maglia, dalla seconda in poi andiamo a realizzare 5 maglie basse. 3, 4 e 5. Ne avanza una, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, sull'ultima maglia andiamo a fare una maglia alta. E questo è di nuovo un giro che si è ripetuto. Come vedete inizia a vedersi il disegno. Ripeto, all'inizio può sembrare un po' confuso, ma vi assicuro che non è così. Perché per esempio questo risulta magari un po' più evidente, di qua risulta un po' meno evidente perché abbiamo le 3 catenelle e la maglia alta. Quindi risulta un po' confuso all'inizio questo scialle, però man mano che andate avanti vi rendete conto che il lavoro è sempre lo stesso, perché ora che abbiamo le maglie altissime dobbiamo andare a rifare i punti V, quindi la partenza è abbastanza semplice. Partiamo con le nostre 6 catenelle. Voltiamo il lavoro, filo sull'uncinetto, alla base delle 6 catenelle andiamo a fare la maglia alta e ricordatevi che quando il punto V è all'inizio e alla fine del lavoro non abbiamo catenelle di separazione, quindi le 3 maglie basse centrali che andiamo a lavorare non le separiamo da nessuna catenella, quindi tra il punto V e quelle 3 maglie basse non ci saranno catenelle. Vado a lavorare le mie 3 maglie basse, quindi salto la prima, vado sulla seconda, la lavoro, sulla terza la lavoro, sulla quarta la lavoro. Ora faccio 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, sulla maglia altissima vado a fare un punto V. Allora io vi consiglio di prenderla bene per evitare buchi, quindi prendetela bene la maglia altissima, non prendete un solo filo altrimenti vi si fa il buco. Quindi andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle e di nuovo maglia alta. Vedete, abbiamo realizzato un punto V nel quale nel prossimo giro ci metteremo un altro ventaglio. Nuovamente 3 catenelle, nuovamente saltiamo la prima maglia, andiamo sulla seconda con una maglia bassa, sulla terza con una maglia bassa, sulla quarta con una maglia bassa, ovviamente saltiamo la quinta perché a noi ne servono solo 3. 3 catenelle di separazione, nuovamente abbiamo una doppia maglia alta, prendiamola bene, mi raccomando, non prendiamo un filo solo, prendiamone almeno due, perché se noi entriamo qui ci verrà un buco enorme. Invece noi prendiamo bene la catenella della maglia altissima, andiamo a fare la maglia alta, 3 catenelle, la maglia alta e abbiamo di nuovo il punto V. 3 catenelle di separazione, saltiamo la prima maglia del ventaglio sottostante, andiamo a fare una maglia bassa, 2 maglie basse, 3 maglie basse. Attenzione, perché all'inizio e alla fine vi avevo detto di non fare catenelle di separazione tra un modulo e l'altro, quindi filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, terza catenella, andiamo a fare il punto V, quindi maglia alta. 1, 2, 3 catenelle nello stesso punto, maglia alta. E che cosa abbiamo di nuovo? I nostri punti V pronti per i nuovi ventagli che facciamo insieme per l'ultima volta, perché veramente poi il lavoro si ripete sempre nello stesso modo. Quindi facciamo l'ultimo giro insieme e poi potete continuare, vi assicuro, da sole rivedendo i giri fatti fino ad ora. Quindi partiamo con
3 catenelle, che è la prima maglia alta. Voltiamo il lavoro, andiamo a farne altre 6 all'interno del punto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, per un totale di 7, mi raccomando. Ora, noi avevamo lavorato 3 maglie basse qui sotto, facciamo 4 catenelle, sempre 4 quando la maglia è bassa, entriamo in quella centrale con una maglia bassa, di nuovo 4 catenelle, di nuovo punto V, ventaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 4 catenelle. Allora, le catenelle di separazione in genere sono sempre 3. Sono 4 solo quando dobbiamo abbassarci con la maglia bassa centrale qui sotto, ok? Quando la maglia bassa è una sola, le catenelle sono 4, se no sono sempre 3. 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare un altro ventaglio. Io vi dico i trucchetti per ricordarvi meglio lo schema. Poi adesso lo rivedremo sullo scialle fatto e finito, eh? Quattro catenelle di separazione, una maglia bassa al centro delle 3 sottostanti, 4 catenelle di separazione ed infine l'ultimo ventaglio da 7 maglie alte. Quindi 1, 4, 5, 6 e 7. Eccoci qua. Questo è quello che avremo al termine di questo giro e voi saprete adesso che al prossimo giro abbiamo la maglia altissima che si ripete qua al centro, insomma si ripete di nuovo il giro 10, che era anche il giro 6, quindi saranno sempre gli stessi giri. Questo scialle io vi ricordo l'importanza del bloccaggio e vi metterò naturalmente sia nelle info che qua nei video suggeriti il video del bloccaggio, perché questo è uno scialle che se viene bloccato bene è molto molto bello, perché il disegno è molto molto bello. Eccoci qua, allora siamo partiti ovviamente con le 6 catenelle, la maglia alta, il ventaglio da 7, poi sono diventate, vi ricordate, le 5 maglie basse, le 3 maglie basse, la maglia bassa singola, la maglia altissima, insomma è veramente semplice questo schema. È di una semplicità estrema. L'unica cosa che dovete fare è stare attenti, molto attenti all'inizio e alla fine del lavoro, ma vi assicuro che è semplice. Se riesco, e solo se riesco, vi metterò uno scritto, un pattern, diciamo, sotto, quindi oppure lo schema a fine video. Adesso vediamo che cosa riesco a fare, ma è veramente semplice, ragazze. Questo scialle è di una semplicità e tra l'altro io l'ho fatto in 2 giorni, perché una volta capito come funziona
È velocissimo, quindi veramente velocissimo da fare, molto bello, molto d'effetto. Vedete il mio molto screziato, con queste sfumature veramente molto belle che ci offre Katia Filati e Merceria Italia Artisan, mentre Costanza l'ha fatto in blu, veramente bellissimo, con un altro altrettanto bellissimo filato che troverete in descrizione. Io spero che il progetto vi sia piaciuto. Scusate per i miei lividi e le mie cose, voi sapete che ho avuto dei problemi di salute, quindi sono un po' tutta livido e un po' tutta ho le mani che sono veramente tremende, ma io so che voi comprenderete, a voi interessa comunque come si realizza lo scialle e non tanto come sono le mie mani. Io vi mando un grande bacio, un grande saluto, al prossimo video tutorial. Ciao da Luci.